Che cos'è osservazione naturalistica nel Sicche Valgalina Progno Borago? Leggiamo che cosa ci scrive Michele Dall'O. Presentazione del volume Osservazioni naturalistiche nel Sicche Valgalina Progno Borago, che l'Associazione WWF Verona, con il sostegno delle CSV, ha realizzato raccogliendo le numerose ricerche in ambito naturalistico condotte dalle attività di volontariato di ricercatori e appassionati del WWF Verona, svolte nelle Sicche Valgalina e Progno Borago. Dal 1993 il WWF di Verona ha trascorso quasi 20 anni all'oasi del Vajo Galina, qualche chilometro sopra Avesa, sui 27 ettari del fondo Sponde, di proprietà degli ICIS, Istituti Civici Servizi Sociali, del Comune di Verona. In questo lasso di tempo l'associazione ambientalista ha svolto numerose attività nell'area, tra cui ricordiamo la gestione del territorio, creazione e manutenzione di un sentiero didattico e di un orto botanico, gestione biologica di 300 ulivi, ripristino di muretti a secco, apicoltura e l'educazione ambientale. Infatti, migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono stati portati in visita. Il fiore all'occhiello dell'opera svolta all'Oasi è sicuramente rappresentato dall'attività scientifica, riassumibile nei monitoraggi di flora e fauna svolti nell'ambito di progetti coordinati da università, musei e istituzioni varie. L'importanza del monitoraggio svolto dal WWF risiede nel fatto che l'oasi del Vajo Galina era compresa all'interno di un SIC, ovvero di un sito di interesse comunitario, in particolare delle SIC IT 32 10 0 12, denominato Val Galina e Progno Borago, esteso per 980 ettari tra i comuni di Verona, Negrare e Grezzana. Tali siti sono stati istituiti dalla Comunità Europea e formano nel loro insieme la rete Natura 2000. Tale rete serve per tutelare la biodiversità, cioè le differenti forme di vita vegetali e animali minacciate sempre più dall'espansione delle attività antropiche. Solo in provincia di Verona sono presenti 19 SIC ZPS, per un totale di 22.915 ettari protetti. Per la Comunità Europea, SIC e ZPS vengono conservati attraverso la stesura di un piano di gestione e di un adeguato monitoraggio. Senza queste due condizioni, il SIC non può evolvere verso la forma giuridica di protezione finale, costituita dalla ZSC, Zona Speciale di Conservazione. In le SIC Vajo Galina e del Progno Borago è stato prescelto ad inizio anni 90 del secolo scorso per la presenza dei prati aridi, formazioni erbose seminaturali ricche di fiori, in particolare di orchidee selvatiche, che li rende habitat prioritari, cioè degni della massima protezione. Perché i prati aridi sono così importanti dal punto di vista della biodiversità? Perché negli anni 50 il professore Ruffo aveva scoperto che sulle Prealpi essi costituiscono delle osi xerotermiche, cioè delle zone dove sono presenti delle specie disgiunte dal loro areale, normalmente esteso più a sud, ovvero sono scrigni di biodiversità. Tuttavia, questi ambienti, assieme agli altri di origine antropica diffusi nelle SIC, e cioè siepi, uliveti, frutteti, muretti a secco e incolti, sono molto fragili. Infatti, senza l'intervento umano, tendono ad evolvere naturalmente, dapprima verso l'arbusteto
e quindi definitivamente verso il bosco, nelle formazioni dell'Orno Ostrieto o dell'Orno Querceto, cioè bosco di carpino nero o roverella frammisti a orniello. Fenomeno che si è puntualmente verificato nelle SIC IT 312-10-012 e che non è stato contrastato nel corso degli anni, proprio a causa dell'assenza di un piano di gestione. Paradossalmente, un'altra minaccia alla biodiversità dei SIC è rappresentata dai vigneti moderni che vanno ad insediarsi proprio sui prati aridi. I vigneti moderni, intensivi e generalmente a ritocchino, perpendicolari alle linee di livello, distruggono le antiche marogne, distruggono il substrato e quindi i resti archeologici, modificano l'idrologia e soprattutto diminuiscono drasticamente la biodiversità con l'uso massiccio di pesticidi, anticrittogamici ed erbicidi. Tutti questi fenomeni che interessano il SIC Vajo Gallina e Pronio Borago sono descritti nella pubblicazione Osservazioni naturalistiche nelle SIC Val Gallina e Pronio Borago, a cura dell'associazione WWF di Verona, edita da CR Somma Campagna e finanziata dalle CSV, Centro Servizi Volontariato, ed uscita nel luglio 2013. Nella parte introduttiva viene descritta da Dall'O, con la guida della professoressa Braioni, la normativa che regola le componenti di Natura 2000, SIC, ZPS e ZSC, fondamentale per la protezione della biodiversità. Si descrivono quindi le caratteristiche del SIC Val Gallina e Pronio Borago e le attività citate svolte nell'oasi dal WWF. Per capire lo stato attuale delle SIC, è essenziale comprendere cosa è successo nel passato. L'inquadramento dal punto di vista geologico dell'area viene fatto da Guido Gonzato nel secondo capitolo, considerando i due aspetti della paleontologia fossili e della stratigrafia. Scopriamo così che la zona del SIC ha subito successive evoluzioni morfologiche, passando da mare poco profondo o di piattaforma nelle oceane, 50 milioni di anni fa, all'aspetto attuale, modellato da agenti atmosferici. Per la particolare conformazione geografica, il territorio compreso tra i Vai Gallina e i Borago e le rispettive rossali è stato da sempre interessato dall'azione umana. Dapprima in maniera sporadica, paleolitico, e poi sempre più incessantemente, a partire dal Neolitico, come evidenziato da Giorgio Chelidonio, che ha curato la parte di archeologia, in terzo capitolo. In questo periodo sono iniziati i disboscamenti. Anche nei tempi storici, fino ai nostri giorni, l'area del SIC ha subito incessanti modifiche da parte dell'uomo. Interessante l'esperienza della consortia di Avesa, che era riuscita per qualche secolo a mantenere in una sorta di equilibrio ambientale il territorio alle spalle di Verona, come ben descritto da Marco Pasa nelle sue opere. Il dato fondamentale che emerge dal quarto capitolo è la brusca evoluzione attuatasi nell'arco di un cinquantennio da prato pascolo ad arbustetto bosco. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso, quando si è deciso di inserire la zona del Vajo Gallina e del Pronio Borago nella rete 2000, si era in una fase ecologica di transizione e si cercava quindi di salvare i prati aridi. In quinto capitolo, Dall'O e Spezia ne scrivono la composizione floristica degli ambienti del SIC, che fanno da sfondo alla fauna descritta nell'ultimo capitolo, dove,
in forma di checklist, viene riportato il lavoro di monitoraggio biologico svolto dalle WWF nelle SIC. Tale monitoraggio ha compreso l'osservazione delle specie di orchidee selvatiche, farfalle, in particolare roppa luceri, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. In questi anni si è assistito nelle SIC delle Valgalina e del Pronio Borago alla progressiva rarefazione di specie, alcuni ropalocceri ed uccelli, all'ingresso di altre, cinghiale e istrice, al diffondersi di alieni, zanzara tigre, il licenide dei gerani. Questi fenomeni sono in linea con i recenti risultati di studi condotti a livello europeo, secondo cui sono generalmente in sofferenza, leggi pericolo, le specie legate agli ambienti prativi. Il WWF è impegnato in tutta Italia in un progetto complessivo di conservazione e monitoraggio della biodiversità nella rete Natura 2000 con 117 osi, delle quali 78 inserite nella rete Natura 2000. L'oasi del Vaio Galina, compresa nel SIC IT 32-10-012, era una di queste oasi, dopo la decisione degli ICIS di sottrarne al WWF di Verona la gestione. Sicche ed ex oasi sono di fatto pressoché prive di qualsiasi tipo di controllo, di studio e di protezione. Michele Dall'O per il WWF di Verona. Avete sentito? Il WWF di Verona è retto dal volontariato. Anche tu puoi diventare volontaria o volontario. Inoltre, puoi anche iscriverti al WWF di Verona.